Grande partecipazione a Pace del Mela per la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'evento ha preso il via dalla sede centrale dell'Istituto Comprensivo e ha coinvolto le scuole primarie e secondarie del comune messinese e della scuola Ferraris di Giammoro. Gli alunni hanno attraversato in corteo alcune strade cittadine fino alla scuola primaria Don Bosco, dove si sono svolte varie attività per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie, e tra queste anche Graziella Campagna di Saponara, uccisa da appena 17 anni nel dicembre del 1985. Alla manifestazione hanno preso parte anche vari rappresentanti delle amministrazioni dei comuni di Pace del Mela, Condrò, San Pierniceto e Gualtieri Sicaminò, le forze dell'ordine e numerosi cittadini. Questa giornata è dedicata alle tante persone che sono state uccise, oppresse e intimidite dalla criminalità organizzata in Italia. La mafia è un fenomeno che affonda le sue radici nella storia del nostro paese e purtroppo è ancora presente oggi. La mafia non è solo un'organizzazione criminale, ma è anche una cultura, una mentalità che giustifica la violenza, l'illegalità e l'ingiustizia. Compito di noi docenti è di educare alla legalità, al rispetto delle regole. È una giornata molto bella per tutto quanto il nostro paese, una giornata su cui dobbiamo riflettere tanto e per il quale i nostri ragazzi hanno bisogno di essere continuamente invogliati ad approfondire e ad arricchire le loro conoscenze e anche quel senso di responsabilità che è anche un sapere vissuto oltre che una conoscenza di tipo generale. In questo senso la nostra idea è che la legalità parta dai più piccoli. Noi abbiamo un istituto comprensivo, quindi dall'infanzia fino ad arrivare alla scuola media, ma anche alle scuole del secondo grado. Qui a Giammoro abbiamo l'Istituto Superiore IPSIA e quindi mi fa piacere anche la loro partecipazione attiva in questa occasione. Oggi, 21 marzo, giorno in cui l'inverno muore e la primavera sorge, vogliamo ricordare la 28ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Io sono la professoressa Denaro del Ferraris di Pace del Mela e ringrazio la dirigente scolastica Russo per l'invito. Noi siamo stati molto contenti, abbiamo accolto con grande entusiasmo questo invito e abbiamo lavorato tanto con i ragazzi, abbiamo preparato un coro e un inno di riscatto, e quindi le ragazze e i ragazzi hanno lavorato tanto per questo evento. Faremo una marcia, un corteo dove ci sono tutte le scuole dell'Istituto Comprensivo, non solo, abbiamo anche la Scuola Superiore della Ferraris, abbiamo varie associazioni, amministrazione comunale, cittadinanza, siamo tutti insieme, scuola e istituzioni. La cosa più bella è che i protagonisti della giornata sono i nostri ragazzi, gli studenti tutti del nostro istituto, insieme ricorderanno le vittime della mafia, ed è una cosa molto significativa, sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità. Tra l'altro, ricordare insieme le vittime della mafia significa in qualche modo ricordo, memoria, quindi i ragazzi si avvicinano tra di loro, ma nello stesso tempo conoscono un pezzo di quella che è la storia del nostro paese.